L'incidente aereo che ha causato la morte di quasi 300 vittime nei cieli sopra l'Ucraina, al confine con la Russia, nelle regioni dove da settimane si combatte. Gli Stati Uniti offrono il sostegno dell'FBI alle indagini che sono in campo in queste ore, sia promosse dall'ONU che promosse dall'Ucraina, ancora da definire quelle che sono le ragioni dell'incidente. La dinamica a quanto pare sarebbe abbastanza chiara: come ha detto Obama, un missile terra-aria ha abbattuto l'aereo. Ci si chiede quali dinamiche si nascondono dietro l'episodio di oggi. Ne parliamo con il professor Aldo Ferrari, ricercatore dell'ISPI ed esperto dell'area russa. Buonasera. Buonasera a voi. Professore, si parla in queste ore, chiaramente abbiamo ascoltato Barack Obama, parla in maniera diretta del coinvolgimento, della responsabilità da parte dei miliziani filorussi. Mosca nega qualunque coinvolgimento appunto delle truppe che in questo momento confliggono al confine con l'Ucraina, proprio con l'esercito di Kiev, e questo poi lo chiarirà l'indagine che è in corso. Ecco, che tipo di sviluppi però ci possono essere da questo episodio di oggi? C'è chi parla già di venti di guerra, c'è chi parla di un inasprimento delle sanzioni già dirette verso la Russia. Qual è la sua previsione? Ma guardi, sicuramente una tragedia di questo tipo dovrebbe peggiorare una situazione già molto molto grave. Personalmente non me la sentirei di prendere per oro colato le frettolose affermazioni del presidente Obama. Gli Stati Uniti non sono estranei completamente al conflitto, non sono terzi, hanno un forte interesse nella questione, e comunque sarà molto difficile che gli esperti possano arrivare a una lettura chiara, definitiva e condivisa della tragedia che è avvenuta, perché certo, lì può essere stato sparato da molte parti. La mia speranza è che proprio la gravità della tragedia ponga i diversi attori, sia interni che esterni, del conflitto in Ucraina di fronte alle responsabilità. Sono mesi e mesi che questo paese è lacerato internamente, perché è un paese composito, un paese eterogeneo che fatica a stare insieme. Ma se poi le parti esterne, segnatamente la Russia, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, tirano da una parte e dall'altra, il paese si lacera e si arriva a questa situazione. Ecco, da una tragedia così, la cosa migliore, la speranza potrebbe essere che si eviti un ulteriore inasprimento e invece si decide di fare ciò che non si è fatto sinora: discutere seriamente, accettando da una parte all'altra di perdere qualcosa, perché è impensabile che si torni dalle trattative con una parte completamente soddisfatta e l'altra totalmente insoddisfatta, perché sarebbe il presupposto per una ripresa delle difficoltà e dei disordini in tempi brevi. Certo, questo significa che la comunità internazionale molto chiede, poco concede alla Russia, o chi è che rischia di tornare a casa con le mani vuote? Guardi, il conflitto in Ucraina si può interpretare in molti modi. Bisognerebbe, a mio giudizio, partire da un assunto preciso: il paese è spaccato a metà per ragioni storico-culturali molto precise. Sì. Ha due visioni contrapposte, e l'errore della comunità internazionale, ma a mio giudizio segnatamente dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, è stato quello di dare sin dall'inizio ragione a una delle due parti, a quella europeista e filo-occidentale. Questo, a mio giudizio, è un errore, perché in questo modo si è incoraggiata una parte a sentirsi completamente nella ragione, si sono trascurate le ragioni dell'altra parte, della certo, minoranza, ma relativa minoranza pro-russa o comunque non così innamorata dell'idea di entrare nell'Unione Europea o nella NATO. A mio giudizio la comunità internazionale, intendendo Unione Europea e Stati Uniti, non è stata affatto equilibrata, è stata squilibrata e ha pesato negativamente nel conflitto, fermo restante che la Russia agisce con i suoi metodi tradizionali di grande potenza che pretende di avere un controllo sui territori post-sovietici, che è difficile riconoscerla. Però quando io dico che entrambe le parti dovrebbero cedere qualcosa, faccio riferimento proprio a questo: non si può pretendere di mettere la Russia e i filorussi e gli abitanti dell'Ucraina orientale in una situazione
totalmente negativa. Certo. Hanno delle ragioni e queste ragioni andrebbero tenute presenti, a mio giudizio. Forzare uno scollamento, lei dice, dell'Ucraina dalla Russia o perlomeno di quei territori che culturalmente, storicamente sono vicini all'ex Unione Sovietica, sicuramente può non essere la soluzione ideale. Ecco, dopo l'episodio purtroppo drammatico di queste ultime ore con appunto l'abbattimento del Boeing e circa 300 morti, la comunità internazionale ha espresso non solo condoglianze e sdegno per quanto accaduto, si dà per scontata la responsabilità della Russia. In particolare sorprendono le parole dell'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ha detto: Putin è andato troppo oltre e l'America non resterà a guardare. Ecco, come interpretare le parole di Hillary Clinton? Guardi, io temo che queste parole vadano interpretate per quello che sono: parte di una guerra di propaganda che si combatte da una parte o dall'altra. Io non me la sento di dimenticare che siamo andati tutti in Iraq inseguendo la famosa pistola fumante che poi si è rivelata essere inesistente. Sì. Ripeto, non è che le parole degli Stati Uniti e del suo segretario di Stato siano oro colato. Non me la sentirei neanche sin d'ora di attribuire la responsabilità dell'avvenuto ai filorussi. Le questioni possono essere molto più complicate. Purtroppo questa tragedia si inserisce in una vera e propria guerra di propaganda che dura da mesi, nella quale si fa molta fatica ad orizzontarsi seriamente. Si tende ad avere delle, come posso dire, delle preferenze secche, sia filorussi o filo ucraini. È come se si trattasse di una questione di tifo calcistico. Purtroppo non è così, si tratta del destino di un grande paese, di un paese diviso al suo interno, e mi sembra francamente che la comunità internazionale ancora una volta stia facendo davvero male il suo dovere. Certo. Proprio per questo pregiudizio da una parte o dall'altra, insomma, non è il tifo, va bene forse va bene allo stadio, ma sicuramente non è l'ideale confondere motivi ideali e realpolitik in questa maniera, come si sta facendo da troppo tempo. Non si risolve la tragedia dell'Ucraina, che ormai è in una situazione veramente difficilissima. Certo, c'è chi ha lamentato in questo contesto, parlando proprio della comunità internazionale, la latitanza dell'ONU ed anche dell'Unione Europea. Che cosa avrebbero dovuto fare, cosa potrebbero fare anche a fronte di questo ultimo drammatico episodio, e anche quali aspettative si può in qualche modo attribuire a questa nuova Europa che più o meno dal prossimo autunno avrà una guida diversa? Guardi, l'ONU purtroppo, sappiamo ormai da tanti anni, non è una sede efficace per la soluzione dei problemi internazionali, lo sappiamo benissimo. Per di più il Consiglio di sicurezza, che ne è l'organo principe, è spaccato al suo interno con la Russia, che può comunque avere la sua autonomia e viene quasi sempre appoggiata dalla Cina. E da potere di veto. Potere di veto, ma comunque ha una forza reale e quindi non si ottiene nulla dall'ONU. O più grave mi sembra il discorso sull'Unione Europea, che a mio giudizio questa volta non è stata affatto assente, è stata presente sin dall'inizio e, come dicevo prima, è stata presente male, cioè sin dall'inizio, su pressione soprattutto dei paesi dell'Europa orientale, che hanno una tradizione anche comprensibile di volontà, di memoria storica antirussa, ha spinto all'incondizionato sostegno degli ucraini occidentali. E questo, certo, a mio giudizio è stato un grave errore, laddove avrebbe dovuto invece essere equilibrata tra le due parti. Avendo assunto sin dall'inizio la difesa di una parte, difficilmente può essere considerata una valida mediatrice l'Unione Europea, purtroppo, perché in questa situazione è anch'essa, come posso dire, una spinta a sostegno di una delle due parti, quindi il suo possibile ruolo di mediazione è venuto sostanzialmente meno. Mi sembra un'altra prova della scarsa incisività e lucidità dell'Unione Europea. Certo, tornando un attimo all'episodio di cronaca drammatico, è stato un errore secondo lei oppure la volontà di provocare un inasprimento delle tensioni? Guardi, questa è una domanda che esula veramente la mia capacità di risposta. Purtroppo si va in ambiti che sono più da servizi segreti o da complottologi, è molto difficile. Io tendo a pensare a un incidente sostanzialmente, ma non posso escludere che ci siano delle fazioni interessate a una tanto peggio tanto meglio, però certo, sono quelle questioni che poi è veramente difficile risolvere. Sono molto scettico sulla possibilità che qualsiasi tipo di indagine internazionale
possa davvero dissipare tutti i dubbi, perché gli interessi in gioco sono tantissimi, sono contrastanti, quindi credo che ci sarà per molto tempo, se non per sempre, un forte resterà un grande mistero. Qualcuno fa il parallelo con la strage di Ustica, i cui misteri in parte restano ancora tali. E credo che soprattutto per noi italiani uno certo scetticismo nei confronti delle inchieste sia inevitabile, insomma, quando anche ci sono interessi, questi episodi, certo. A fronte di questi episodi, a fronte del coinvolgimento forte di tanti attori internazionali oltre che interni, credo sia difficile fare chiarezza. Ognuna delle due parti affermerà di avere ragione, di essere certa della propria estraneità, e ci si schiererà appunto in maniera calcistica oppure in maniera, come posso dire, politicamente mascherata, ma in realtà già pregiudiziale. Questo è il mio timore, purtroppo. Certo. Insomma, staremo a vedere se almeno queste indagini porteranno degli elementi nuovi, anche se, come lei diceva, probabilmente appunto saranno in qualche modo viziate da questi interessi di parte che poi condizionano anche le analisi di queste primissime ore. Grazie ad Aldo Ferrari, ricercatore dell'ISPI, esperto dell'area russa. Buon lavoro. Oh, grazie, altrettanto. Buonasera. Arrivederci.